Buon pomeriggio Marche, ben ritrovati. Sei in punto per dare la parola e voce alla CISL con in studio Luca Talevi che ci è tornato a trovare. Buonasera, bentrovati. E allora, la CISL, come sempre, orecchie ben tirate per capire qual è il polso della situazione, soprattutto per quanto riguarda il lavoro, le tante crisi che si sono aperte qui nella nostra regione, le tante persone che sono rimaste in qualche modo coinvolte, ormai tante famiglie davvero coinvolte in questa situazione. Talevi, una situazione che ancora non vede questo spiraglio di luce. No, purtroppo ancora no, il 2013 è appena iniziato, si prospetta molto, molto difficile, forse anche più del 2012, perché i cosiddetti ammortizzatori sociali hanno difficoltà ad essere finanziati. E proprio di queste ore la notizia che la Regione Marche rifinanzierà almeno parzialmente la cosiddetta cassa integrazione in deroga, ma è difficile che vi possano essere finanziamenti per tutto l'anno. Quindi è evidente che vi sarà un grosso problema perché la crisi continua. L'occupazione non riparte e gli ammortizzatori sociali e il finanziamento degli stessi, alla luce anche della partenza della nuova legge, cosiddetta legge Fornero, la 92 dell'anno scorso, rischia di creare non pochi problemi a chi, avendo perso il posto, lo sta ancora cercando. E per quanto riguarda invece un settore molto importante, vitale per la nostra regione, che è, ma poi per tutti gli italiani e noi cittadini tutti, la sanità, è stato fatto un presidio di protesta perché la riorganizzazione sanitaria qui nelle Marche, necessaria perché, per contenere la spesa pubblica, per cercare di in qualche modo contenere i disagi della mancanza di introiti da Roma, perché con la spending review ci sono stati tagli importanti. Il nostro governatore Spacca, comunque tutta la giunta che ovviamente lui presiede, ha preso delle decisioni importanti, una riorganizzazione generale di tutta la macchina sanitaria, però certe cose proprio è veramente difficile da digerire. Talevi, quali sono queste parti che sono veramente oscure? No, devo correggerti su una cosa. Il governatore Spacca ancora non ha preso una decisione. Cioè, quello Che che in questo peggio. momento è che è ancora molto peggio. Perché noi in questo momento, dopo la manifestazione del 18 dicembre, abbiamo avuto un incontro con il governatore e con l'assessore Mezzarani, con l'assessore anche più di un incontro. Ancora questo nuovo piano chiamato di riorganizzazione del sistema sanitario regionale, a parte i tagli sul personale, nessuno l'ha visto. Quindi ecco perché la situazione continua a essere di estrema preoccupazione. Speriamo che a febbraio vengano tirate fuori le carte, però l'esperienza mi insegna che in campagna elettorale è difficile che si parli in maniera organica di temi così delicati. Quindi il nostro timore è che si arrivi sostanzialmente a marzo con i soliti tagli del personale e il mancato rinnovo del personale infermieristico e OSS assistenziale. Quindi che vanno in pensione oppure vanno in mobilità presso altre strutture e non vengono sostituiti, senza che invece decolli e venga illustrata la famosa celeberrima riorganizzazione della sanità di cui tutti parlano ormai da un anno e mezzo, ma di cui nessuno sa bene che contorni abbia, se non a grandi linee, ecco. Per cui insomma è un blob ancora È un in risico. formazione Sì. e per cui dobbiamo ancora inquadrarlo. Il risultato chiaramente è che la gente ha delle liste d'attese lunghissime, o addirittura magari un invito a dire: beh, se non vuoi aspettare tanto, c'è l'ospedale di San Benedetto piuttosto che quello di Ascoli, che quello di Pesaro, e per cui uno o decide di spendere dei soldi e per cui si rivolge al privato che entro 24 ore ti fa tutto. Ti fa il check-up completo, basta che paghi, oppure devi cominciare a fare dei gran chilometri, oppure attendere, prego. Una situazione che sta diventando veramente critica per noi assistiti. Sì, sta diventando molto critica per noi che abbiamo assistiti o per tutti coloro, cittadini marchigiani, che devono rivolgersi per qualsiasi motivo, per qualsiasi analisi o diagnostica presso una struttura sanitaria regionale. Nel senso che se non si vuole pagare, quindi sostanzialmente se non ci si vuole rivolgere o a strutture private o alla cosiddetta intramegna, cioè attività privata fatta all'interno delle strutture pubbliche,
si rischia veramente o di aspettare un anno o di dover fare 200-250 km tra andata e ritorno per poter fare una visita. Ma questo poi per quanto riguarda le visite. Per quanto riguarda invece proprio questa mobilità passiva, continuano ad essere sempre più i marchigiani che si rivolgono in alcuni settori, come per esempio l'ortopedica, presso strutture sanitarie extra marchigiane, e la tanto decantata sanità marchigiana, per quanto attiri tra virgolette malati soprattutto dal sud Italia, sono ancora molti di più i cittadini marchigiani che si rivolgono a strutture esterne alle Marche, non quelli non marchigiani che si rivolgono a strutture marchigiane. E anche questo non si può non riflettere, perché quando il governatore dice siamo tutti d'accordo, Torrette ospedale delle eccellenze, benissimo, ovvio, Torrette deve essere sempre più l'ospedale delle eccellenze, ma ci chiediamo anche, visto che il nuovo ospedale di rete Irca Osimo, che dovrebbe sorgere ad Ancona Sud, non vedrà la luce prima di un paio d'anni, come fa Torrette a decollare come ospedale delle eccellenze, se ovviamente i malati, i cittadini anconetani, per qualsiasi cosa non possono che rivolgersi a Torrette, perché noi siamo l'unica realtà qui in provincia di Ancona dove non esiste un ospedale di rete, se non Torrette, che comunque non è un ospedale di rete ma bensì un ospedale regionale delle eccellenze. Quindi anche qui noi abbiamo, la regione Marche non può non gestire questa fase transitoria. Se tutti ci dicono quando nascerà questo nuovo ospedale avremo risolto tutti i problemi, quando? Ok, io ancora però un mattone non l'ho visto, non so se l'hanno messo stamattina lì ad Ancona Sud su questo nuovo ospedale. Gli ospedali non è che sorgono in 24 ore, quindi noi dovremmo gestire in quell'ottica di tagli ben illustrati prima nell'introduzione, un periodo transitorio molto pesante in cui anche quello che deve essere e non può che essere l'ospedale delle eccellenze come Torrette dovrà inevitabilmente invece far fronte, come sta facendo fronte, alla quotidianità dei cittadini, non solo di Ancona, vale tutto l'Interland anconetano, ecco, certo. Falconara, Chiaravalle, Guiano, Pulverigi, eccetera. Abbiamo qui la CISL, chiaramente come non guardare anche dall'altra parte della siepe, perché non possiamo guardare solo nelle nostre tasche noi utenti della sanità, ma chi ci offre servizi, per cui sono il personale medico, paramedico e quant'altro, gente che sta lavorando in una condizione abbastanza critica. Perché? Perché la turnazione è stata falsata dalle mancanze del rientro delle persone che sono andate in pensione o dai servizi che in più che devono rendere, con dei turni anche appesantiti. Una situazione abbastanza critica che diventa inevitabilmente anche una risposta minore, non diciamo qualitativamente peggiore, perché sarebbe dispiacevole parlare male del lavoro di queste persone che invece si adoperano davvero per un buon servizio. Sì, guarda, faccio parlare i numeri, perché poi spesso magari possiamo essere accusati noi sindacalisti di parlare solo così per slogan. Nel 2011 e nel 2012 il Servizio Sanitario Regionale ha risparmiato nel 2011 14 milioni di euro, nel 2012 altri 14 milioni di euro, per un totale di 28 milioni di euro sul personale, senza tagliare neanche un posto letto. E ovviamente il personale cosa ha fatto? Ha lavorato con molte molte ore di straordinario, ha accumulato ore di straordinario, ha accumulato chi 100, chi 200, chi anche 300 giorni di ferie, che non si sa come far smaltire, perché ovviamente qualora dovessero smaltire queste ferie dovremmo veramente chiudere i reparti, e mi riferisco al personale medico, ma soprattutto al personale infermieristico, OSS e socioassistenziale. Quindi ci ritroviamo in questo momento, proprio perché le scelte non sono state fatte, ma i tagli al personale sono state fatte, in cui in qualsiasi momento, se noi avessimo i lavoratori che se vanno a dire al loro dirigente vado in ferie perché è la legge che mi impone di fare le ferie arretrate, perché è la legge, non perché voglio andare in ferie, perché è la legge, sostanzialmente dovremmo chiudere dei reparti. Questa è la realtà del sistema sanitario marchigiano, che noi vogliamo porre con forza all'attenzione della regione. E più ritarda la riorganizzazione, quella vera, non quella parole, non quella da slogan mediatico, e più questa situazione continua a produrre i suoi effetti nefasti. C'è da dire, c'è una nota positiva in tutto questo, perché comunque non possiamo vedere solo il brutto e il nero, e c'è anche la possibilità, anzi grazie anche alla trattativa, anche grazie a CISL, del rinnovo dei contratti dei precari, un accordo preso con i direttori dell'area vaste. Com'è andata e soprattutto che cosa abbiamo ottenuto? L'accordo è un accordo molto importante, ottenuto sostanzialmente a Capodanno, era la mattina del 29, poi firmato il 30, comunque diciamo proprio entro l'anno, perché la legge di stabilità approvata, l'ultimo atto del governo
prima poi di mettersi nelle mani del capo dello Stato, è stato quello anche di dire, proprio di fronte alla drammaticità dei tanti precari che vi sono nella sanità e non solo, di permettere anche a coloro che hanno conseguito 36 mesi di anzianità all'interno di un ente pubblico di poter prorogare il proprio rapporto di lavoro fino al 31 luglio 2013, quindi sostanzialmente per altri 7 mesi. Noi abbiamo portato l'accordo quindi all'attenzione della Regione, che l'ha condiviso subito nel giro di 48 ore dall'approvazione della legge, sostanzialmente in concomitanza con l'emanazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale. Proprio in queste ore si stanno tenendo gli incontri sia all'interno delle singole aree vaste che all'interno delle aziende ospedaliere per far sì che l'accordo dalle parole, cioè sostanzialmente dai principi che abbiamo condiviso, diventino fatti, quindi occasione di lavoro per qualche altro mese per tanti lavoratori della sanità e non solo. E abbiamo anche dei problemi, perché sostanzialmente ovviamente nel momento in cui tu devi prevedere perché ne hai bisogno queste persone, devi anche prevedere un budget di spesa, e quindi siccome ancora i bilanci sono stati approvati si sta andando un po' troppo a rilento. Noi stiamo vigilando proprio in queste ore, e qualora non si arrivi in ogni struttura a far sì che questi lavoratori possano essere prorogati, faremo le nostre iniziative, perché non si può buttare via un'occasione del genere, soprattutto in un contesto di estrema difficoltà del sistema sanitario regionale. Siamo in diretta con Luca Talevi della CISL, stiamo parlando di sanità e stiamo parlando anche di riorganizzazione di questo comparto, che inevitabilmente è uno dei quelli più costosi per la nostra amministrazione. Ci arriva un messaggio al 349-3918-169 che l'esula completamente da questo discorso, perché ci chiede se il Comune di Ancona ha approntato un piano neve per domani, visto che sarebbe prevista la neve. In realtà non c'è una previsione di neve, non c'è neanche da parte della Protezione Civile un allarme meteo, e di conseguenza il piano neve resta così sonnecchioso in attesa di eventi atmosferici concreti. Però insomma ho risposto. Sì, ma comunque allora fortunatamente non nevica, ma se, qualora non domani, ma diciamo che nelle prossime settimane dovesse nevicare su Ancona, prepariamoci a una situazione che purtroppo abbiamo già vissuto, perché abbiamo già segnalato, soprattutto per quanto riguarda i servizi operai, cioè coloro che poi materialmente, perché abbiamo le ditte esterne che dovrebbero essere state anche pagate, perché abbiamo avuto problemi non solo al comune di Ancona, ma problemi legati al patto di stabilità. Molti comuni hanno avuto lo sblocco e la possibilità di pagare i lavori fatti dalle ditte esterne per la neve di un anno fa, solo praticamente a dicembre, certo. con la legge di stabilità, nonostante avessero i soldi per pagarli, non potevano pagarli, se no sforavano la legge di stabilità e quindi sarebbe andata in contrasanzione, una cosa assurda, frutto dei tanti provvedimenti, certo, legislativi che si susseguono senza logica spesso e connessione uno con l'altro. Ma a parte questo problema pure importante, io mi riferivo soprattutto in questo momento agli operai del comune di Ancona, che hanno pubblicamente denunciato tramite l'RSU interna proprio la mancanza non di un piano neve che sulla carta c'è, ma praticamente di mancanza di persone per poter poi attuare concretamente il piano neve, sia per quanto riguarda la reperibilità, perché se ti capita durante la notte devi avere delle persone in reperibilità pronte, certo, ad intervenire nel giro di 30 minuti dalla chiamata, sia diciamo così nella quotidianità del giorno, quindi dalla mattina al pomeriggio. Quindi proprio perché domani non nevica è bene che invece si pensi all'operatività dei piani neve, che sulla carta c'è, ma che il commissario sarà bene che dia un'occhiata quando arriva, visto che febbraio alle porte. Chiaro. Per cui ha fatto questo approfondimento, ha fatto bene Talevi, non volevo coinvolgerlo in questa cosa, ma è vicino a tutti i settori lavorativi, per cui campanello d'allarme significa che noi cittadini, sale a portata di mano, pale a portata di mano, arrangiati che Dio t'arrangia, perché se stiamo a speranza della struttura pubblica, c'è il rischio che... E magari una preghiera sperando che non nevica, no? Anche, ecco, okay. Al cielo, che è la cosa migliore. E fon accesi verso il cielo, sì, per scaldare l'ambiente, per cercare appunto di stemperare. Per cui è a vostra disposizione 349-3918-169, se volete inviare e chiedere, fare domande a Luca Talevi, è qui a vostra disposizione. Ritorniamo un attimo indietro, ritorniamo alla sanità. A questo punto, 2013, in vista c'è la campagna elettorale per la nazionale, parte vabbè quelle locali, però non credo che spostino più di tanto. Nuovo governo, cosa chiediamo al nuovo governo e ai nuovi politici?
e soprattutto che cosa diventerà la sanità nel prossimo futuro, che come diventerà? Questa è la domanda che dovrebbe essere al centro dei programmi elettorali di tutti i partiti e che invece non se ne parla, non ne parla sostanzialmente nessuno. Si parla sempre di nomi, no? Sì, no, si parla di nomi, insomma, si fa folklore, magari si parla di altre cose, insomma, più magari che fanno più titolo. E invece chiunque arrivi a governare erediterà una situazione pesantissima di tagli già programmati sia per l'anno in corso ma anche per il 2014. È vero, il nuovo governo volendo può intervenire, quindi può dire in qualsiasi momento no, questi tagli sono eccessivi, certo, e quindi rifinanzia la sanità. Però non ho visto nessun programma, ho dato un'occhiata sì, alle varie agende, ai vari programmi elettorali e quindi sì, si parla di sanità per tutti, si parla di accesso, tutte belle parole per carità, tutte condivisibili, ma non ho visto nessuna cosa concreta della serie. Questo è il quadro che ci troviamo appena arrivati, entro i primi famosi 100 giorni faremo questo, questo e questo. Certo. Quindi questo mi fa pensare che chiunque arrivi con i limiti che sempre più oggi stringenti di contabilità pubblica, l'Europa, Draghi o quant'altro, comunque diciamo così, questi poteri extranazionali che condizionano fortemente la politica nazionale, difficilmente, mi auguro di sbagliare, verrà rifinanziata la sanità. E quindi noi ci troveremo sostanzialmente, in alcune regioni già la situazione è drammatica, mi riferisco al Lazio, mi riferisco alla Campania, mi riferisco alla Sicilia, eccetera, ma sostanzialmente con questi tagli rischiamo anche noi di diventare, tra virgolette, come queste regioni che non sono poi così tanto lontane geograficamente da noi. Perché in questo momento, che hanno ancora un numero di posti letto adeguato, dico io, al numero di abitanti, siamo rimasti noi un po' l'Emilia Romagna e la Lombardia, sostanzialmente tre regioni, qualcosina la Toscana che però deve tagliare fortemente perché ha un forte buco anche la Toscana, quindi sostanzialmente siamo rimasti pochissimi. Quindi è probabile che noi avremo, anzi molto probabile, una sanità a livello nazionale nel futuro sempre più orientata verso il privato e questo ovviamente può piacere a chi ha le risorse, la possibilità di potersi pagare, ma è una riflessione, cioè stiamo andando verso una sanità di serie A e una sanità di serie B, e quindi qualsiasi partito, movimento, insomma, che si candida, ci deve dire sostanzialmente su quale modello di sanità, perché poi la sanità è la civiltà di una nazione sostanzialmente, certo. E praticamente ognuno di noi ci si impatta, è la cosa dove inevitabilmente colpisce la nostra vita, quindi quale modello di sanità, non per i prossimi 20 anni, ma da qui a 2 anni, perché con questi tagli comunque si è chiaro che inevitabilmente si va verso una sanità, qualcuno dice all'americana, adesso non esageriamo, ma comunque sia sicuramente molto orientato verso il privato, convenzionato per carità, però verso il privato. Già oggi per alcune piccole analisi, laddove c'è il ticket, e il ticket c'è in gran parte delle regioni, costa meno andarsi a fare delle analisi nel privato che non nel pubblico. Quindi sì, sì. Ancora è un fatto circoscritto? Ancora, ma se questa è la strada è probabile che sarà sempre più così. Per cui insomma stiamoci bene attenti, cerchiamo di capire tra le righe, da tutte le chiacchiere, che cosa c'è nella voce welfare, comunque sanità, servizi al cittadino, per riuscire a capire dove troveranno le risorse, perché il governo uscente comunque ha effettuato dei tagli che non erano immediati, cioè non ci siamo accorti subito perché ieri ha tagliato e oggi ci siamo resi conto che ci hanno tagliato tutto, ma domani potreste ritrovarmi a dover mettere a posto un dito perché ve lo siete inevitabilmente o involontariamente tagliato, e a quel punto quel dito vi costerà veramente. O vedrete gli altri 9 oppure dovete finanziare la cura del dito. E per cui attenzione, perché ci ritroviamo il dito nell'occhio. Un dito nell'occhio l'ha ficcato, scusate il francesismo, il governo ai dipendenti delle province, perché di fatto che cosa ha fatto? Ha sciolto le province, hanno detto che le province non servono a niente e per cui dovevano essere chiuse, dovevano essere aggregati questi dipendenti in parte alla regione, in parte ai comuni. Cosa è successo? Nulla. Tanto parlare per nulla, infatti questa è un'altra eredità del futuro governo, perché sostanzialmente, senza fare un riepilogo dei provvedimenti, decreti legge decaduti, ricorsi davanti alla Corte Costituzionale, sostanzialmente il governo uscente aveva previsto il taglio delle province in maniera molto netta, drastica, compreso ovviamente le province della nostra regione, e poi i partiti, sentendo aria di campagna elettorale, hanno fatto decadere un decreto legge che rendeva operativo questi tagli, e quindi tutte tornate in aste di partenza, e il governo in fretta e furia ha detto ne parleremo a fine 2013. Quindi in questo momento l'unica cosa operativa
è questa, che qualora nel 2013, ma nelle Marche questa situazione non l'abbiamo, dica, non si andrà al voto di nessuna provincia d'Italia sostanzialmente, quindi quando finiscono i mandati i rispettivi presidenti non si va al voto, ma come già stiamo vedendo nella provincia di Ancona ormai da un anno a questa parte, verrà un commissario. Nelle Marche non cambierà nulla, perché ovviamente Ancona continuerà il commissario Casagrande la sua attività fino a tutto il 2013, comunque fino a tutto un nuovo provvedimento che verrà emanato dal futuro governo. Le altre amministrazioni non decadono prima del 2014, Macerata addirittura nel 2016, quindi sostanzialmente vedremo, chi vivrà vedrà. Tanto è la classica, un anno tanto discutere per nulla, all'italiana, ecco, un anno all'italiana, tanto discutere per niente. Per niente, per cui insomma abbiamo riempito giorni e giorni di telegiornali, giornali e quant'altro al succo. Non abbiamo risparmiato quasi nulla, né in termini economici né in termini, anzi abbiamo creato questi in un limbo, fatto, in attesa sì, che venga emanata un nuovo provvedimento legislativo. Ma per dire com'è la situazione, la stessa Corte Costituzionale, che il 6 novembre doveva esprimersi sugli assetti in essere, ha detto: visti i mutamenti in atto, aspettiamo che si definisca la situazione dal punto di vista legislativo e poi prenderemo una decisione sul complesso della normativa. Quindi figuriamoci, se non ci capiscono i giudici della Corte Costituzionale che aspettano di capire, figuriamoci noi, che se no che abbiamo studiato giurisprudenza, ecco. Continuiamo a parlare degli enti locali. L'altro giorno abbiamo avuto l'incontro qui con Roberto Signorini, assessore del comune di Ancona, adesso ormai uscente, e si parlava appunto della polizia municipale che dovrebbe cambiare la rotazione della turnazione, perché per esigenze di sicurezza anche nelle ore notturne ci sarà questa macchina con appunto il personale specializzato a dare assistenza agli automobilisti e quant'altro, e a fare anche operazioni di sicurezza. Non sono molto d'accordo i vigili su questa decisione. Che cosa sta succedendo? Anche qui arriva, come il sindaco si è dimesso oggi pomeriggio, vedremo con il commissario, anche qui se ne sta parlando, vedremo. Ma qual è il punto oggetto anche della pacifica ma decisa occupazione del Consiglio Comunale di giovedì scorso con i fischietti della Polizia Municipale e in generale i dipendenti del Comune d'Ancona? Turno notturno della Polizia Municipale, se ne parla, io ero piccolo e si parlava del turno notturno della Polizia Municipale. Come la pistola. È un tema annoso come la pistola, se ne parla meno da 7-8 certo, anni, periodicamente viene fuori l'assessore, periodicamente c'è. Certo. Il ragionamento è molto semplice, come dice la legge, il Consiglio Comunale è sovrano nel decidere se dotare o meno di arma il corpo della Polizia Municipale. I Consigli Comunali di Ancona e Iesi hanno legittimamente, noi li rispettiamo, deciso da sempre di non armare il corpo. Benissimo. Ma nello stesso tempo non si può poi pretendere che il corpo faccia con lo spray al peperoncino quello che la polizia e i carabinieri fanno di notte con il mitra e il giubbotto antiproiettile. Si dice: ma devono solo fare i rilievi stradali e dare un'occhiatina in giro. Peccato che essendo forze dell'ordine a tutti gli effetti, non è che io posso permettermi di vedere se c'è qualcosa che non va in giro e telefonare al 113. Un operatore della Polizia Municipale non può permettersi questo lusso, perché se vede deve intervenire e al massimo chiedere supporto e aiuto. Queste sono le nostre osservazioni. Unite a un altro particolare molto semplice: siccome il blocco del turnover ha colpito anche il comune d'Ancona e abbiamo sostanzialmente una novantina di persone, tra 85 e 90 operatori della Polizia Municipale che operano sulle strade, è evidente che se crea un servizio H24, quindi praticamente il mattino, pomeriggio e sera notte fino ad una di notte per tutto l'anno, comunque per una gran parte dell'anno, è evidente che la coperta è corta. Quindi ci devono dire: togliamo la polizia di giorno per metterla di notte. Ma è una scelta, ce lo dicano, ne parliamo, ci facciano vedere con i numeri come si può fare questa cosa. Quindi c'è una questione di coerenza della politica, e su questo noi l'assessore abbiamo detto con forza, quindi che la politica, e l'abbiamo detto anche il capigruppo consigliare giovedì scorso, perché abbiamo detto: se questo è il vostro volere, intanto i primi provvedimenti prendeteli voi come consiglio comunale. Vabbè, adesso il consiglio comunale non ci sarà più, diciamo col futuro consiglio comunale, però vuole che la politica se ne lavi le mani dicendo no, noi siamo, e poi dopo dei fatti prendere provvedimenti non conseguenti ci sembra che non siano logici. Noi abbiamo detto questo con molta pacatezza, ma anche con molta decisione, e lo diremo al commissario quando verrà. Quindi un problema di riorganizzazione del corpo oltre che di sicurezza.
Anche il personale comunale, chiaramente tutti i comuni sono vittime in qualche modo di questa spending review, e per cui di fatto le persone vanno in pensione, ma ne possono essere sostituite solo una parte di queste persone. Il risultato è che anche il numero dei dipendenti comunali si è ridotto. Un ulteriore risultato chiaramente sono i servizi al cittadino. Ci ricordiamo tutti delle discussioni per le lunghe liste, lunghe attese per realizzare la carta d'identità. Anche i dipendenti del comune di Ancona o comunque i comunali in generale sono particolarmente sotto stress. Sì, è una situazione che purtroppo può andare solo a peggiorare da qui ai prossimi settimane, ai prossimi mesi, non solo a Comune d'Ancona, in tutte le realtà, nel senso che giustamente i servizi ai cittadini devono essere potenziati, cioè, oltre che mantenuti, e quindi su questo siamo perfettamente d'accordo. Sostanzialmente mancano le persone, ma mancano anche le risorse sempre più per poter poi garantire questi servizi, soprattutto nel sociale. Quindi laddove vi sono le più forti emergenze, soprattutto in questo periodo di crisi, dove appunto sempre più persone si rivolgono ai servizi sociali perché appunto hanno difficoltà a arrivare a fine mese, hanno proprio emergenze familiari dentro le proprie abitazioni. Quindi i comuni sono in grosse difficoltà oggettive, piccoli, grandi, medi e quant'altro, e hanno sempre meno persone per poter portare avanti queste emergenze che loro hanno. E quindi è evidente che i bilanci preventivi 2013, che per quanto preventivi, stanno ponendo con forza la cosa. Adesso si parla dell'IMU, questa tassa non certo amata da nessuno, giustamente, che possa andare direttamente ai comuni e quindi incrementare le entrate dei comuni stessi, ma io ho l'impressione che chiunque venga, se lascerà l'IMU ai comuni, taglierà ulteriormente i trasferimenti, perché mi pare che ormai la coperta è sempre quella. Quindi se un ente da 100 euro gliene toglie, deve stare attento se gliene toglie altri 100 i trasferimenti, perché è più probabile che gliene tolga 120, per come sono andate le cose. Questo, perché si parla tanto di decentramento amministrativo, ma di fatto le autonomie sono strozzate. Si può però tagliare ancora, a mio avviso, si può ancora lavorare per trovare i tagli, soprattutto nelle consulenze, soprattutto in qualche consulenza legale, ma non solo, soprattutto di carattere ingegneristico fatte. A mio avviso c'è ancora di che tagliare, però è chiaro che siamo quasi arrivati alla canna del gas. Tra l'altro da oggi, 16 gennaio, siamo in diretta, le circoscrizioni non esistono più. Anche quelle le abbiamo eliminate, erano il front office tra il cittadino e l'amministrazione, e di fatto non ci sono più. Va ricordato anche che il dipendente pubblico che vi ritrovate dietro lo sportello, per legge, ha il contratto congelato, e per cui non ha da quanto tempo e per quanto tempo non avrà più aumenti di stipendio? Questa vorrei dare una risposta positiva, ma purtroppo già i contratti sono bloccati in questo momento fino a tutto il 2013, dal 2010, quindi ci troviamo di fronte sostanzialmente, quello appena iniziato è il quarto anno di blocco contrattuale. Ci sono rischi che stiamo cercando di scongiurare per il 2014, perché appunto il governo uscente aveva già pronto l'appegno in mano a questo atto, poi non l'ha firmato proprio all'ultimo momento, ma anche qui i timori sono tutti rimasti. Quindi abbiamo sostanzialmente stipendi medi di 1.200-1.300 euro bloccati al 2010, che allora avevano forse, anche per quanto bassi, un senso. Oggi sono falcidiati dall'inflazione, che ormai sta sfiorando il 4%. È dura arrivare a fine mese con 1.200 euro se poi quello è l'unica fonte di guadagno di una famiglia, con le spese che ci sono. Insomma, è vero, perché dobbiamo dirlo, che è un lavoro sicuro, no? Perché c'è sempre questo gap, no? Che il dipendente pubblico ha il posto sicuro, per cui con 1.200 euro insomma, si può stare e vivere quasi tranquilli. Quasi, io lo metterei con la Q maiuscola, perché tra i provvedimenti emanati, poi in parte congelati, c'è anche quello del taglio dei dipendenti pubblici, non solo blocco il turnover, ma anche taglio dei dipendenti pubblici. Sì. Quindi, una voce sibillina è scappata anche al Premier Monti, credo. No, neanche tanto sibillina. Sì, neanche tanto sibillina. Quindi erano circolati anche dei numeri prima che poi il governo si dimettesse, i numeri oscillavano sostanzialmente tra i 24.000 e i 100.000 dipendenti pubblici. Quindi anche qui è chiaro che si diceva poco ma sicuro.
sicuro è molto tra virgolette, quindi ancora in qualche modo si è tutelato il lavoro pubblico, ma non so fino a quando. Ecco, c'è anche questo riassetto appunto di tutta questa macchina amministrativa a livello marchigiano. Altri settori, abbiamo parlato dei comuni, abbiamo parlato delle province, della sanità, altri settori che potrebbero vedere così la mano pesante della riorganizzazione? Ma praticamente la spending review va a colpire tutto il comparto pubblico, quindi va a colpire anche la scuola, che già è stata falcidiata negli anni scorsi da tagli dei docenti e non solo, anche del personale non docente. Va a colpire, per quanto da noi uno pensa i ministeri sono a Roma, ma i ministeri sono anche da noi, quindi va a colpire come taglio del 10% dei dipendenti, sia i dipendenti ministeriali sia anche dei dipendenti quali INPS, l'INPDAP, che è stata accorpata all'INPS, ma ancora questo super INPS non è decollato, della stessa INEI. Quindi sostanzialmente si va a colpire in maniera lineare, come sempre è stato fatto dai tempi di Tremonti prima e di Monti poi. La differenza è che nelle realtà come le Marche, quindi nelle piccole realtà come le nostre, noi abbiamo sempre avuto un rapporto di dipendenti in piena norma, anzi sotto la norma nazionale, quindi non si va magari a colpire quelle regioni dove effettivamente vi sono dei sovrannumeri, ma in maniera orizzontale si va a creare problemi, certo, a regioni dove non vi sarebbe ragione d'essere per di avere queste problematiche. Ecco. Senza dimenticarsi ovviamente i tribunali che vengono chiusi. Certamente. Sospesi anche questi, ancora le chiusure fino per altri 6 mesi. Sospese. Noi avevamo 2 chiusure programmate dai vecchi provvedimenti, il Tribunale d'Urbino e il Tribunale di Camerino. In questo momento, come un po' tutto, in questo momento di campagna elettorale è in stand by, io penso per il 2013 sicuramente, poi si vedrà. Anche qui si chiudono questi tribunali senza però potenziare i tribunali che sono, chiamiamoli così, centrali da questo punto, che sono già operati. Provate a fare una causa anche qui nella nostra regione, nella nostra provincia, civile, parlo del penale, io parlo civile, e vedremo che la durata media è 5-6 anni, la prima udienza dopo circa un anno, certo. Quindi i problemi ci sono, quindi anche qui non la mediazione che doveva in qualche modo sfoltire, no? Questo attivo obbligatorio di mediazione doveva sfoltire le cause, parlo sempre quelle civili, è tramontata anch'essa, e quindi sostanzialmente il problema giustizia rimane. Io parlo quella civile, non quella che è sul giornale, perché sul giornale va sempre finita quella penale, eccetera. Quella tutta funziona, io parlo quella civile che poi coinvolge il 90% dei cittadini nella loro vita, no? Per il caso penale può capitarti una volta e poi non coinvolge quello civile, inevitabilmente. Se non altro perché abitiamo in condomini e quindi qualche causa nei condomini c'è sempre. Cioè, assolutamente, con il vicino che con magari il vicino eccetera, nelle campagne infatti. E un'altra questione, un altro settore importantissimo, perché i giornali montano a panna al problema sicurezza, ma le forze dell'ordine anche loro si ritrovano a lavorare in una condizione veramente difficile. Pensiamo ai pompieri che hanno delle attrezzature, delle apparecchiature e sono il nervo principale e importante per la protezione civile, ma poi le ambulanze che anche queste attendono risposte dalle regioni, i carabinieri che hanno abbandonato parecchie tenenze. Sì, è l'effetto spending, bisogna sempre diffidare quando si usa un termine inglese, perché quando si usa un termine inglese vuol dire che c'è una fregatura dietro. Che spending sta spending per spendare. Review, sì, questa è carina, esatto. Quando si parla di revisione della spesa vuol dire tagliare la spesa. E quindi stiamo accorgendo in queste settimane, e le forze dell'ordine, proprio l'altro giorno leggevo anche qui nelle Marche il problema per esempio dei giubbetti antiproiettile, ogni 2 anni devono essere sostituiti, anche se non tra virgolette, anche se non colpiti la proiettile, perché sostanzialmente non è più sicuro il materiale che viene usato proprio per avere questo effetto di protezione. E invece abbiamo giubbetti che hanno 4, 5, 6 anni, si spera sempre che nessun proiettile ovviamente ci vada a incontrarsi con questo giubbetto. La benzina, dalla benzina ai giubbetti allo stesso personale che non viene rinforzato. Il problema sicurezza è un problema molto molto grosso, e quindi anche qui si taglia, ma dopo dall'altra parte i politici dicono vogliamo la sicurezza, no? Ed è legittimo, i cittadini dicono vogliamo la sicurezza, però se non si investe in sicurezza, la sicurezza è una cosa che può fare solo con le persone e solo con le forze dell'ordine. Certo. Anche qui tante parole, anche in campagna elettorale si dice investiamo nelle forze dell'ordine perché fa anche qui notizia, ma non c'è nessun provvedimento negli ultimi 2 anni che vada a dare un centesimo in più a questo settore.
C'è una situazione abbastanza difficile e l'abbiamo sentito anche grazie al rappresentante di CNA del Fabrianese che ci è venuto a trovare da quelle parti, insomma l'ombelico economico delle Marche, il polmone economico che doveva essere appunto Fabriano si sta entrando in un vortice, è già in crisi ma sta entrando in un vortice ancora, se vogliamo, più difficile. I risvolti dell'Antonio Merloni con una nuova proprietà, ma che sembra non reggere il colpo, tanti dipendenti che sono in cassa integrazione e nel 2013 tra l'altro scadono, esatto, e non potranno essere rinnovati, una situazione che potrebbe diventare ancora più esplosiva. Sì, e qui ci agganciamo all'inizio della nostra conversazione. Il sistema manifatturiero marchigiano è in crisi ormai da tempo, ma soprattutto negli ultimi due anni è scoppiata con forza, ed è chiaro che l'intero distretto del Fabrianese, che ruotava intorno ad alcune aziende, ma non solo quelle del gruppo Merloni, ma anche le aziende di Cappe, stiamo leggendo proprio in questi giorni quello che sta accadendo a Cerreto d'Esi, la Best, non solo, quindi, perché c'era il distretto dell'elettrodomestico e allegato ad esso c'era anche il distretto delle Cappe, sta facendo sì che questa zona, che era una zona tra le più ricche delle Marche, perché appunto tutti avevano, tra virgolette, non c'era disoccupazione fino a 4-5 anni fa, o perlomeno se c'era era perché si cercava un lavoro che non era quello che poi richiedevano le aziende, ma è veramente un'emergenza soprattutto anche geografica, perché per quanto collegato un lavoratore che non riesce più a ricollocarsi nella zona del Fabrianese, che sì, è provincia d'Ancona, ma è tutto distante 40, 50, 70 chilometri, certo. Quindi lì è un problema, penso veramente strutturale, e non si può che tornare a creare strumenti per investire in quella zona, in quella realtà, nel Fabrianese. Ma cosa? E questa quindi è la domanda. Sì, in cultura, in turismo, io ho partecipato ad alcuni convegni, ho sentito anche queste cose, ma non è facile ritrasformare un distretto manifatturiero in settori pur importanti, pur interessanti per una regione come le Marche, come il turismo o la cultura. Quindi questo è un problema che io penso abbia la nostra regione, se non altro perché il presidente governatore, mi pare che venga da quelle parti, deve avere a cuore, sicuramente avrà a cuore, il fatto però che non si riescono a prendere provvedimenti adeguati, penso la dice lunga su come sia praticamente difficile quando un territorio punta tutto su un settore che per anni ha dato ricchezza al territorio, poi ritrasformare quello stesso territorio quando il settore non funziona più perché entra in crisi. E qui la ricetta penso non ce l'abbia nessuno, questa ricetta non ce l'abbia nessuno. Per quanto riguarda Antonio Merloni, sì, ci auguriamo che il nuovo assetto possa dare risposte, ma comunque quelle risposte non potranno che essere che molto molto parziali. C'è anche un altro problema, un problema gravissimo, che è quello del costo del lavoro. Sembrava che in qualche modo si potesse trovare una soluzione, non sono stati trovati i soldi, si sarebbero potuti tagliare tante altre spese, ovviamente non stiamo qua a dirlo, ma siamo in campagna elettorale e non possiamo sottolineare quanta gente ancora oggi vive con pensioni minime, da fame. E d'altra parte invece ci sono gli straricchi in pensione che hanno magari lavorato pochi anni, si ritrovano già con pensioni da ben oltre 10.000 euro. Insomma, cifre importanti e da una parte e dall'altra, per cui questa forchetta tra ricchi e poveri che si allarga, e ne parliamo, ma gli incentivi per le assunzioni, che fine hanno fatto? Perché non aiutano i giovani ad entrare nel mondo del lavoro seriamente, mettendo ad esempio un taglio sui costi del lavoro? Sì, una legge c'è in Italia per aiutare ad entrare nel mondo del lavoro, cioè si chiama appunto l'apprendistato, che è stato rivisto per l'ennesima volta da questo governo, dalla Fornero nel particolar modo, nel luglio scorso. Solo che questa legge, che doveva rilanciare questo strumento, che sostanzialmente è l'unico vero strumento di rilancio per l'occupazione giovanile, e per giovani intendo giovani fino a praticamente 30 anni meno un giorno sostanzialmente, quindi giovani ma non proprio giovanissimi da questo punto di vista, quindi strumento importante anche per i neolaureati, non decolla perché sostanzialmente lo si è reso farraginoso, uno strumento che invece avrebbe tutte le potenzialità per decollare. Quindi a mio avviso basterebbe veramente, per quanto riguarda l'occupazione, ripeto, giovanile, che è un aspetto della disoccupazione, ecco, ritarare al meglio e finanziare al meglio una legge che esiste e non da tanto tempo come l'apprendistato.
stato, e quindi si era voluto mettere mano a questo strumento, ma non ha funzionato, quindi l'estyling è fatto, non ha funzionato, e quindi se il prossimo governo dovrà per forza rimetterci mano se veramente vuole rilanciare l'occupazione giovanile. Dove invece si fa troppo poco, ed è l'altro dramma, perché i giovani sono un grosso problema, ma se hai 50 anni e perdi il posto di lavoro diventa un dramma. Quindi l'altra parte degli incentivi dovrà inevitabilmente puntare sugli over 50, perché soprattutto in un momento in cui si andrà in pensione a 68, a 70 anni, non lo so, a 90, ancora non lo so quando avremo la possibilità di andare in pensione, è evidente che non si può lasciare solo un lavoratore di 50, 51, 53 anni che perde il posto di lavoro. Quindi aiuto ai giovani e aiuto, diciamo, agli over 50, cioè a coloro, certo, senza lavoro, non certo per colpa loro. Un dato, anche qui per dare qualche numero. In questo momento, per ogni euro che il lavoratore mette in tasca, pubblico o privato che sia, ce ne sono un altri euro e 26, quindi per ogni 100 euro altri 126 euro che se ne vanno o per l'IRPEF o per l'INPS o per l'INE, comunque sia per tutte quelle che sono le cosiddette contributi che ogni lavoratore in regola deve dare. E quindi sostanzialmente il lavoratore si lamenta perché ovviamente non riesce ad arrivare a fine mese, ma il datore di lavoro ha altrettanta ragione a lamentarsi, perché ovviamente non calcola il proprio costo su quello che mette in tasca il lavoratore, ma sulla cosiddetta paga lorda, che è mediamente di un 126-128% in più rispetto a quello che poi effettivamente mette in tasca il lavoratore. Finché non si interverrà su questo gap, possiamo stare qui a parlare le settimane, ma non si risolve il problema del lavoro in Italia. E insomma, l'avete capito, è ben più del doppio, per 126%, per cui se uno prende 1000 euro il datore di lavoro ne spende 1260 per contributi vari, solo per contributi, sì. Per cui di fatto ha tirato fuori 2260 euro per ogni dipendente, moltiplicatelo per 14 mensilità, 13/14, sì, mensilità, sì. È presto fatto, due dipendenti 50.000 euro l'anno, uso ridere, e gli avevi dato veramente una miseria. Niente, tutti arrabbiati. Nello stipendio, e per cui sono tutti arrabbiati. Beh, insomma, un mondo di arrabbiati, sì. Ha ragione, poi tutto sommato. Sì. E sarà un mondo di arrabbiati anche, di gente con i musi e le pive lunghe un chilometro, se dobbiamo vedere un po' il futuro riguardo alle pensioni. Perché io mi immagino un uomo o una donna che per 70 anni deve lavorare, perché dovrai arrivare a 70 anni, perché bisognerà andare in pensione sulla base di quello che si è versato, per cui sì. Se non si vuole andare in pensione prendendo quattro spiccioli, bisognerà darci dentro quei versamenti, e arrivare magari a 70 anni e tutta la vita hai lavorato davanti ai grandi forni o sotto al sole cocente, o ti sei respirato lo smog delle città facendo il vigile urbano. Insomma, questa legge non guarda proprio in faccia a nessuno, soprattutto poi le donne che oltre al lavoro hanno anche la famiglia e non solo, poi anche magari i genitori e i suoceri che diventano vecchi, per cui fanno anche le badanti. Sì, questo poi è un fenomeno di ritorno, perché certo. Sempre più spesso si va, non si può più permettere una badante laddove c'è bisogno. Ma a parte questo aspetto pure importante socialmente, il problema delle pensioni è che non solo andremo in pensione, io parlo della generazione da 40 anni in su, ecco, per capirci, e non solo andremo in pensione a 70 anni o quando avranno la bontà di mandarci in pensione salute permettendo, ma andremo in pensione con un 55-56-57% dell'ultimo stipendio rispetto ai nostri padri, che sono andati in pensione con circa l'80-82% dell'ultimo stipendio. Si dice giustamente, per carità, che bisogna fare una previdenza integrativa, una previdenza complementare, che quando saremo insieme anziani ci aiuterà insieme a quella dell'INPS ad arrivare in qualche modo a fine mese. Ma la domanda che molti fanno sempre più nel mondo del lavoro è: come faccio a pagarmi in questo contesto una pensione integrativa o complementare, quindi a mettere da parte la liquidazione e una parte del mio stipendio, se più piccolo, per finanziare un qualcosa quando già ho difficoltà ad arrivare a fine mese? Quindi ci troviamo con molti lavoratori che vorrebbero, ma non prendono questa decisione decisione obbligata in qualche modo, perché ha più di 40 anni, ma anche per i giovani che si avvicinano oggi al mondo del lavoro. Sostanzialmente si possono permettere il lusso di non farla solo chi ha da 55 anni in su, ma molti lavoratori vorrebbero farla e non hanno i soldi per farla, e difficilmente li avranno nei prossimi anni. E quindi questo è un cortocircuito che fa sì che oggi molte famiglie che vanno avanti grazie alle buone pensioni
comunque che nel corso degli anni i nostri anziani sono riusciti a maturare, i nostri genitori, i nostri nonni e quant'altro, ma nel futuro, e quindi sorreggono spesso anche i figli e i nipoti senza lavoro, questo, diciamo così, paracadute sociale tempo 10 anni non ci sarà più. E questa è un'altra riflessione, sì, possiamo rinviare tutto nel tempo, per carità, ma in questa campagna elettorale forse, ecco, se si entrasse dentro anche queste tematiche, che non fa, che rischio di non portare voti, ma io penso che i cittadini, se qualcuno parla chiaramente, parla di cose concrete, poi capiscono, perché non è che vivono su Marte, certo. Tutti i giorni si rendono conto della realtà. Per cui, insomma, siete tutti avvisati, attenzione, lo sponsor, cioè la nonna al nonno, e mi rivolgo ai ragazzini, fra un po' rimarrà asciutto. La mucca sarà secca fra un poco, per cui fate veramente attenzione, rimboccatevi le maniche, c'è da iniziare a lavorare presto, se volete arrivare a 70 anni, per cui ben oltre le colonne d'Ercole, per godervi la pensione. Abbiamo parlato di tante cose non particolarmente allegre e felici, insomma, questo arcobaleno si è un po' svampito nelle nebbie. Guardiamo un lato positivo. Come sapete, la nostra rete ha la fortuna, il piacere e l'onore di avere Silvana Santinelli con una trasmissione dedicata ai consumatori. La Diconsum che è da sempre sensibile e vicino a quelle che sono le esigenze di noi cittadini, soprattutto quelli che restano indietro, quelli che purtroppo hanno dei problemi nel pagamento delle bollette, magari con i mutui e quant'altro, ha dato loro una risposta. C'è Help Adiconsum, lo sportello in aiuto alle famiglie in difficoltà. Un fattore, questo delle famiglie in difficoltà, che sta aumentando a dismisura. Ne abbiamo parlato poco tempo fa, abbiamo parlato anche con dei gestori dell'acqua e del gas, e ci dicono che davvero tante famiglie rimangono indietro con le bollette. Non solo, ma tante famiglie, sempre più, se basta parlare con i responsabili di uffici tributi dei comuni, c'è un aumento proprio esponenziale, superiore al 100%, mese dopo mese, e di coloro che si recano negli uffici, appunto, tributi dei comuni, chiedendo la rateizzazione delle imposte comunali, soprattutto alla luce dell'IMU, perché l'IMU ha colto un po' tutti di sorpresa, perché l'acconto, che era stato uguale per tutti, sostanzialmente non aveva destabilizzato, perché appunto era stato basato tutti i comuni in Italia su una base che era tutto sommato ancora ragionevole. Ma una volta che poi tra luglio 2012 e dicembre i singoli comuni hanno applicato aliquote sempre più alte, e qui siamo all'interno di una struttura che è sita nel comune d'Ancona, che è il comune che ha applicato una delle aliquote più alte della nostra provincia sull'IMU, e il saldo ha colto di sorpresa tante persone che non avevano previsto una cosa di questo tipo e che hanno chiesto la rateizzazione di questa e di altre imposte, perché appunto io non ce la faccio a pagarle tutte. Quindi il problema è oggettivo, l'aumento dell'imposizione fiscale chiaramente porta inevitabilmente a questo effetto negativo. Da qui la risposta appunto di Adiconsum, che si indirizza proprio alle famiglie in difficoltà, cercando di avere un punto di riferimento, per cui nello sportello Help di Adiconsum, per dove rivolgersi per cercare di evitare di accumulare davvero troppe bollette, perché le troppe bollette obbliga poi a un certo punto i gestori a interrompere le erogazioni dell'energia elettrica, dell'acqua o del gas in questo periodo veramente difficile, magari con dei figli in casa e quant'altro. Ma pensiamo anche ai mutui, quante banche stanno richiedendo dietro gli appartamenti, le case, perché si sono fermati con i pagamenti del mutuo. Un'altra situazione abbastanza critica. Il rischio vero, insomma, che potrebbero esserci dei problemi sociali prossimamente. Questo lo temiamo, in alcune regioni già questo accade purtroppo, perché l'imposizione fiscale in alcune regioni che se passano, diciamo, ancora peggio che le Marche, ha raggiunto, soprattutto in tema di addizionali IRPEF, cifre veramente notevoli. Regioni, ripeto, che sono sempre di più, quindi è chiaro che non solo c'è il problema, esiste. Le Marche forse, rispetto ad altre regioni, da noi la crisi è arrivata un po' dopo, e ora stiamo vivendo dal 2012 tutti gli impatti della crisi.
E quindi questo ci fa sì che nelle Marche il 2013 inevitabilmente sarà un anno problematico, molto più di quelli che abbiamo vissuto. E se la regione non riuscirà a trovare per tutto l'anno, per alcuni mesi sì, le risorse per gli ammortizzatori in deroga, cioè quelli che riguardano la gran parte delle piccole aziende, quelle artigiane, quelle piccolissime, no? Cioè tutte sostanzialmente, perché la nostra è un tessuto produttivo marchigiano, è fatto da piccole e medie imprese, spesso a carattere familiare. Quindi se non si troveranno le risorse per finanziare il 2003, per tutto l'anno parlo, la cassa integrazione in deroga nelle Marche, questo avrà un effetto molto 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 dirompente, perché le grandi aziende, le conti sono a palmo della mano, ecco. Certo. E allora a questo punto siamo davvero in conclusione, Talevi. Io dovrei chiederle l'auspicio per il 2013. No, non faccio l'indovino, prossimo... No, l'indovino no. Non gioco neanche all'otto. Però insomma, il periodo è difficile, insomma, una nota positiva. Ma la nota positiva è che questo è un territorio che ha le potenzialità per emergere, per tornare ad essere quello che è sempre stato. La politica deve dimostrarsi all'altezza dei cittadini e quindi deve saper dare risposte ai cittadini. Non siamo tanti, siamo 1,5 milioni. 1,5 milioni di persone che hanno sempre lavorato, che spesso hanno anche fatto anche più di un lavoro, perché tutto si può dire cittadini marchigiani, meno che non siano cittadini che hanno voglia di fare, di intraprendere. Abbiamo tantissime, tantissime aziende. Ecco, la politica non sempre all'altezza delle legittime aspettative, dei legittimi bisogni dei cittadini. Io mi auguro che ci sia un salto di qualità anche della politica a tutti i livelli, quindi nelle Marche. Grazie a Luca Talevi per essere stato con noi questa sera, davvero. Grazie a voi, e quando volete siamo qua. Grazie. E grazie a voi per averci seguito. L'appuntamento, come sempre, per le 20:45 parleremo con l'associazione 60-100, cercheremo di capire con loro, dal loro punto di vista, come potrebbe diventare, cosa potrebbe diventare la città di Ancona, perché comunque siamo quasi in campagna elettorale anche per quanto riguarda la città di Ancona, oggi le dimissioni definitive del sindaco Gramillano. Ci rivediamo allora a 20:45 sempre su questo canale. A dopo.